fissare un appuntamento e annullarlo in meno di un'ora. Ho stabilito il record dell'imbranato. Oh! Salve, Roxanne è in casa. Io mi chiamo Max. Scusi, Roxanne abita qui. Mi sa che non sta neanche in questo isolato. Aspetta! È tutto a posto, papà. Max è il mio compagno di scuola. Dai, adesso rientra in casa. Bravo, papà. Ciao, Max. Ciao, Roxanne. Senti, ti va di sederti? Papà, prometto che si comporterà meglio quando verrai a prendermi per la festa. Appunto per questo che sono... Sai, non vedo l'ora che arrivi quel giorno, Max. Sì, anch'io non vedevo l'ora. Vedevi? Mio padre si è fissato con quella scemenza del rapporto tra... Ah, non devi temere, è solo una stupidissima festa. Proprio per niente, Roxanne, io ci tenevo un sacco ad andarci... No, non ti preoccupare, dopo tutto ti capisco, sono cose che succedono a volte. Sono certa che troverò qualcun altro. Qualcun altro? Vorrà dire che sarà per un'altra volta. Roxanne, mio padre mi porta al concerto di Powerline a Los Angeles. Cioè, tuo padre ti fa attraversare tutto il paese solo per vedere un concerto? Ecco, vedi, mio padre conosce Powerline. Loro suonavano insieme, sai, in un gruppo, sì. Andiamo, figliuolo, verso la grande avventura! Soltanto un minuto, lo so, non resisti al richiamo del rock. Allora, dici sul serio? Assolutamente. Insomma, tu pensi sempre di andare con qualcun altro a quella festa? Beh, in realtà io... No, perché io, ecco, vedi, speravo di poterti mandare un saluto in diretta quando saliremo sul palco con Powerline per il finale. Ma è una cosa eccezionale! Non mancherai al nostro appuntamento se non fosse per qualcosa di eccezionale. Divertiti al concerto, Max! Ti guarderò alla televisione! Adesso sono proprio nei guai.